Let's go! Yeah, Joe Wall. Come on, baby! That is Joe Wall. He's not cheating. That's Joe Wall. That's Joe Wall. He is not cheating. Joe, hey, GG's, boys. GG's. GG's, hey, baby. Ok signori, quante volte vi è capitato di guardare i vostri youtuber preferiti che giocano a Rebirth Island o anche Fortune Skip e si sparano numeri di kill incredibili? Ogni partita 20 kill, 30 kill, 40 kill, 50 kill. Voi li guardate e dite, ma come fanno? Perché tutti i loro nemici sono bot poi? Beh signori, chiaramente per fare 50 kill la lobby deve essere completamente una lobby bot, non c'è ombra di dubbio. Ma per farne 20 siamo sicuri che tutti devono essere dei bot? Vi posso assicurare che non è così, basta un solo team di bot e voi potete fare 20 kill tranquillamente. In questo video infatti vi spiegherò come sfruttare al meglio i team di bot fondamentalmente, andando a farmare kill utilizzando anche solo un team di nemici, uccidendolo all'infinito. Ok signori, oggi ci buttiamo in un mio game, ma non sarà tanto un breaking warzone quanto andremo a vedere cosa faccio per prendermi tutte queste kill. Ok, U10 e L8 si chiama questo tipo che abbiamo ucciso, vi chiedo di prestare attenzione. E vi faccio notare come questi tipi, nonostante io gli stessi sparando, continuavano a rimanere esposti e quindi ho detto, probabilmente questo non è un team di fenomeni. Peraltro sono italiani, quando i nemici sono italiani è ancora più facile che siano dei bot, ve lo posso assicurare. Non so come mai abbiamo questa grande abilità di essere dei bot tutti quanti. Ma questo è soltanto perché non guardano i miei video. Ok, perfetto. Tra di noi. Sono pure napoletani? Perfetto! No, sto scherzando signori, in realtà non so se erano napoletani davvero. Però quando trovate un team che vedete, guardate come si muovono, ecco, questa è la vostra occasione. Non fate full team e continuate fondamentalmente a farmare kill. Guardate dove sono, perfetto, sono scesi là alle casettine verdi e rosse, le vedete nella mappina. Io chiaramente adesso volevo cercare di prendere il loot, ho fatto anche una mezza cavolata. Perfetto, stavo cercando di prendere le piastre, l'ho detto adesso. Ok, senza pushare troppo, facciamoli anche respawnare, non è un problema. Dobbiamo cercare però, fondamentale, di isolare nemico per nemico, mai fightare, mai pushare più che altro tutti i nemici insieme. Avete visto prima invece come abbiamo fatto? Ce n'erano due vicini, cosa ho fatto? Gli ho sparato da lontano. Soprattutto in queste situazioni in cui loro adesso saranno respawnati e loro probabilmente saranno anche camperando nelle casette. Cerchiamo di isolarli, ok? Per esempio adesso questo qua ha fatto la call, probabilmente arriverà qualcun altro, lo vediamo lì nella casettina pingato di rosso. Peraltro quanta nebbia c'era gialla in questa luminosità di Rebirth, neanche me la ricordavo. Veramente bruttissima. Ok, con calma, vedete come sto sempre vicino alle cover. Perché sì, abbiamo davanti molto probabilmente dei bot, ma non possiamo esporci troppo perché è rischioso. Anche adesso l'ho fightato, non lo pusho. Scusate qua, mi ha laggato tantissimo, sono andato tipo a 300 di ping per un secondo. Non vado a pusharlo perché so che ci sono altri compagni e non voglio finire quel team e soprattutto non voglio morire, anche perché in questo momento siamo in 3v4, ma io sto giocando da solo, chiaramente. Ecco, chiaramente questo metodo funziona veramente bene se siete in inferiorità numerica. State molto attenti a questi tetti. Purtroppo non lo riesco a finire. Finite i nemici, fondamentale. Finiteli, ma non finite team, chiaramente. Perché se finite i nemici, vi pingherà il prossimo nemico. Potrete capire quanti effettivamente sono. Se ne vedete più di uno sulla mappina, potete effettivamente prendervi la kill. Vedete adesso, ok, quante kill ci siamo fatti già contro questo team, che non era un team particolarmente forte, assolutamente. Basta letteralmente trovare un team scarso e possiamo andare avanti a farmare per davvero un sacco. Purtroppo in questo momento sono andato a finire il team perché, non lo so, volevo farlo. Mi sentivo questo ego di andare a finire questo fight e l'ho fatto. È stato chiaramente un errore. È quello proprio che non dovete fare. Perché in questo momento cosa dobbiamo fare? Dobbiamo per forza spostarci da questo posto e andare a cercare i prossimi nemici. È vero che comunque c'era la save che stava arrivando, quindi aveva anche magari senso andare a wipare il team. Ok, andiamo a vedere un altro game in cui andiamo a farmare un altro team. Vedete come quando io fighto non sto solitamente a prison, perché farmare un team a prison è davvero tanto complicato, perché arriverà sicuramente un terzo incomodo. Quindi mi prendo le kill prima da lontano, una volta che ho atterrato vado ad avvicinarmi e a confermare. In questo caso sono andato a wipare un team, ma erano due team che fightavano, quindi forse addirittura meglio aver wipato un team in modo che mi trovo 1v4 e non 1v8, che chiaramente non è ciò che vogliamo. Questo è stato un errore, peraltro hanno ambientato lo slide cancel, meno male che non sono morto. Sono ancora Itas ragazzi, perfetto. Ma ti ho detto, devo farmarmeli, se non me li farmo, porco due, ho detto, perché avevo notato che si stava restando. Ok, abbiamo un nemico sopra, in questo caso chiaramente attenti a salire da qua perché è complicato, quindi preferisco cambiare giro. Ma con calma, forse in questo caso un pochino troppa calma,
cerchiamo di tirarne fuori uno per uno e andare a confermarli. Pian pianino, pian pianino, pian pianino. Chiaramente state attenti anche a avere i coltellini, in genere ve li consiglio davvero tanto perché vi permette di confermare istantaneamente qualcuno senza dover andare a picchiarlo, roba del genere. Ok, c'è solo un nemico, sentivo soltanto un nemico, lo pusho, perfetto, prossimi nemici sono sotto, ok, sono un attimino da solo. Era sotto, vediamo un po' se è ancora qua, non c'è, ok, ascoltiamo. Sento un nemico sotto, però non l'ho visto, perché chiaramente il sopra e sotto su questo gioco è fatto davvero male. Non mi sta pushando? Dove è andato? Qua fuori. Boom, aggressivo. Era uno solo? Perfetto. Avete visto come anche adesso mi sono spostato e non sono rimasto lì, lì fuori, perché siccome non sapevo se c'era ancora quello di prima, ho preferito spostarmi da dove l'avevo appena ucciso. La porta è fondamentale, perché sapete che quando ci sono le porte potete uscire e rientrare velocissimamente senza nessun tipo di problema, senza perdere cover. È veramente fortissima il saper sfruttare le porte. E quindi pian piano ancora andiamo ad ascoltare. Sentiamo che sparano sopra il nostro tetto, quindi probabilmente sono impegnati. Questo è il momento di andare avanti, eccolo qua. Scendo. Era lì, eh? Era lì, ma ho preferito non fightarlo, perché non è necessario fightarlo. Non sapevo quanti ce ne fossero ancora vivi, in realtà erano due, quindi potevo in quel caso fightarlo, ma vi ripeto, non c'è fretta in questi casi. Se il vostro obiettivo soprattutto sono 20 kill, non avete fretta. Se riuscite a farmare decentemente un team, ce la fate veramente tranquillamente. Anche adesso, sapevo che tutti i nemici erano da quel lato là, quindi mi sposto con calma, posso riandare a confermarlo, abbiamo visto il tipo... Si è buttato. Qua faccio una cosa assurda, peraltro. Che secondo me è imbottato malissimo. Ok, anche adesso mi sta pushando questo qua. E purtroppo qua la situazione era abbastanza complicata. Andiamo a finirlo. Fortunatamente, però, non wipiamo il team, ma comunque il socio decide di spostarsi. Questa cosa che è successa non mi è piaciuta, ovvero i miei compagni sono arrivati con me. Chiaramente ci sta, però se avete un team di compagni con cui siete squadra insieme, non sprittatevi, sprittatevi, è inutile che state vicini. Perché se voi andate a farmarvi un team 4v4, quello che succede è che molto probabilmente finirete il team. Altra cosa, andrete molto probabilmente a fare una kill a testa e non ha senso. Io in questo modo me ne sono fatte 10 di kill in veramente poco tempo. E ripeto che me la sono presa abbastanza con calma. Ok, ultimo game, signori. Questa partita era una partita di ratio abbastanza complicato. Se non erro era 1-10 circa, una roba del genere. Ma siamo riusciti a trovare un solo team di bot e l'abbiamo sfruttato all'infinito. Ripeto, non è necessario che la lobby sia una lobby facile, basta che c'è un team scarso, e un team scarso lo becchi praticamente sempre. Guardate come ancora io cerco da prendermi prima le kill da lontano. Una volta che sono riuscito a pulirmi un pochino il percorso da fare, andrò poi ad avvicinarmi. Ok, li abbiamo hittati tutti davvero un sacco, quindi in questo momento ho deciso comunque di avvicinarmi. State ben attenti in cover anche quando fate questo tipo di cose. Purtroppo non riusciamo a confermarlo, speravo che cadendo morisse, ma non ci siamo riusciti. Ecco qua, perfetto, abbiamo un team intero davanti praticamente. Quindi calma, tenete le cover, non avete fretta. È importantissimo il fatto di non avere fretta, ma allo stesso tempo di non perdere tempo. Anche qua decido di non pushare perché erano tutti lì, e se avessi pushato in questo istante avrei chiaramente confermato il team. In questo momento probabilmente è andato a restare, quindi ecco qua, ci prendiamo la kill, l'altro scappa, ma comunque decido poi di non andare a pusharlo. Quello che ho deciso di fare in questo caso è stato semplicemente allontanarmi, ma comunque non distogliere la mia attenzione da quelli che erano là in fondo, perché comunque io sapevo che là in fondo c'era ancora qualcuno e molto probabilmente sarebbero scesi ancora là a prendere il loro loadout che si erano appena tirati, oppure in questa zona comunque qua della chiesa, perché abbiamo visto che ancora c'era lì della gente ed era prevedibile. Poi questa zona qua di Fortress Keep a me piace un sacco, perché è veramente piena di nascondigli che puoi usare per pushare, e anche se ci sono i camper non saranno un problema per voi. Repositioning? Cavolo, l'ho detto, repositioning. Un accento veramente brutto. Attenzione però, perché c'è un altro team. Sarà ferito probabilmente. Usciamo aggressivi. L'abbiamo visto rientrare, non si vederà mai nella vita. Eccolo qua, sapevamo che era Swedi. E ce lo prendiamo. Il suo compagno è sull'eli. Non ci pusherà. Siamo al sicuro. E qua purtroppo faccio l'errore, ovvero il finire il team dei bot. Però fondamentalmente quando te lo trovi nel deserto è difficile riuscire a non ucciderli, ma se riuscite a non ucciderli in quel caso sarà un vantaggio che prenderete dopo.
Chiaramente, occhio a non uccidere la gente, perché se ci sono troppi team nemici, ne basta uno, ecco. In questo caso, infatti, fortunatamente troviamo ancora un team qua sotto, e guardate qua come riusciamo a farmarli bene, perché adesso vedrete che non riuscirò a finirlo. Decido comunque di non pusharlo, perché c'era tre persone là sotto. Questo team è incastrato, è comunque farmabile, con calma. Aspettiamo quindi che ci pushano, ed eccoli qui. Uno, abbiamo visto che i compagni però sono lontanissimi. Metto il ping in modo di sapere dov'è il prossimo nemico. Sono soltanto due, quindi probabilmente il terzo è già respawnato. Eccolo là in fondo, l'abbiamo visto passare. È andato ancora sotto, io non capisco cosa stavano facendo là sotto. Presumo che siano già respawnati, comunque è già passato parecchio tempo. Quindi non perdiamo troppo tempo effettivamente con un tipo che è così isolato. Anzi, volendo avrei anche potuto lasciarlo lì dietro, perché... ecco, era isolato da tutti. Ecco qua che respawna il tipo. Chiaramente non vado a sparargli, perché andrei a finire il team. È vero che comunque troppo in alto avrebbe lo scudo e tutto. Vado però a pingarlo in modo da cercare di capire più o meno quale sarà la sua direzione. E quando non ho più informazioni sui team avversari, cosa faccio? Semplicemente UAV. Ancora una volta tre nemici vicini, molto probabilmente tutti dello stesso team. Con calma, non abbiamo fretta. La rischio tantissimo qua, peraltro, perché volevo entrare in Sly Cancel, ma non ci sono riuscito. Mi ha detto, come cazzo hai fatto? Ed è ancora lo stesso team che continua ad andare là sotto, quindi questa è proprio dimostrazione enorme di come sia facile farmare team di bot. Te ne becchi uno e te lo porti avanti all'infinito, davvero. Eccoli qua che arrivano, ci prendiamo la kill sicura, invece no. Però adesso riuscivo a atterrarlo, se non ricordo male. Esattamente. Alla fine purtroppo è arrivato un altro team, io pensavo fosse ancora lo stesso e sono andato a morirci in solo chiaramente, e questo qua era letteralmente un 1v4, cavolo, ho appena notato che ho fatto tutto il tempo con la webcam leggermente spostata, mi dispiace, ormai è andato così. Tutto quello che vi posso dire è state attenti anche, guardate la safe come è piccola adesso, non farmate i team quando la safe è così piccola, perché chiaramente non ha senso, c'è la rianimazione disattivata, lo vedete qui, non ha senso cercare ancora di farmare team, a quel punto giocate position e giocate per confermare anche i team, cioè in quel momento dovete iniziare a pensare di vincere e lasciar perdere magari le kill, a meno che siete lì che dite, cavolo ci sono quasi, devo spingere di più. Ripeto, questa cosa si può fare anche in team, anzi forse la cosa migliore è proprio quella di farla con un team da 4, vi splittate 2-2 e continuate a farmare, ma è importantissimo che non andate a finire i team. Potete farlo chiaramente anche in terzetti, se no, per esempio, andando 1-1-1, oppure se uno del team magari è più forte, può fare uno da solo contro V3 e due che vanno insieme. Tanto, anche se si muore, basta mettersi d'accordo, dici ok, non pushare adesso perché sono morto, anzi, questa proprio è la ciliegina sulla torta, e così riuscirete a fare veramente facilmente grandi numeri di kill, perché se voi giocate in gruppo, anche se siete splittati, potete semplicemente dire attento, non pushare adesso, non è il momento, fammi respawnare. E quindi con calma respawnate, andate a riprendervi le armi, ricominciate a farmare. E fidatevi che questa cosa vi consentirà di fare grandi numeri di kill con poca fatica, più che altro è questo il fatto, poca fatica, grandi numeri di kill. Signori, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un'iscrizione e un commento soprattutto. Ci becchiamo al prossimo video. Bella!